per sensibilizzare i presenti, cioè se condividono questa esigenza di monitorare, diciamo, cosa farà la regione. Noi abbiamo, c'è uno studio molto importante, ci sono degli studi fatti. Il governo Monti diede l'incarico a una commissione composta da presidente Griffi e altre cariche, magistrati tipo Mattarella eccetera, per fare uno studio sulla corruzione. Questo documento è importantissimo, potete consultarlo, perché questa commissione si è riunita, ha fatto uno studio e ha dato anche dei suggerimenti, delle medicine per curare la corruzione. Purtroppo questo documento è rimasto poco conosciuto nelle stanze, ma nessuno lo conosce. C'è un capitolo sulle lobbies, l'interferenza delle lobbies, che sono dei poteri economici, finanziari, nei confronti della politica, insomma, più che legittimi, perché giustamente loro devono rappresentare gli interessi e quindi va del loro meglio affinché il possa tener conto di questi loro interessi. Però, c'è un però non sempre le interferenze dei poteri agiscono nell'ambito della regolarità, non certo si perseguono gli interessi veri del cittadino e della collettività. Quindi c'è una necessità di regolamentare le attività delle lobby e renderle trasparenti. Molte regioni italiane, la Camera dei Deputati l'ha fatto 2 mesi fa, alcune regioni italiane già hanno legiferato su questo fronte. La regione Marche ha accettato le nostre proposte. Se voi andate a vedere il piano anticorruzione 2016-2018 della Giunta regionale Marche, io vi invito a farlo perché interessa tutti questi temi. Noi abbiamo proposto alla regione Marche di emanare delle norme che esistono già in altre regioni, che regolamentano le attività delle lobbies. In che modo? C'è da istituire un registro presso il Consiglio regionale, dove chi vuole contattare un consigliere regionale deve iscriversi, deve dire che tipo di interesse rappresenta, e ci sono delle regole che deve osservare nel contattare il consigliere regionale, che non deve interferire più di tanto sulla sua autonomia, sulla sua indipendenza. La Regione ce l'ha accettato, accolto. Abbiamo proposto alla Regione, e il Presidente ha fatto la campagna elettorale proprio su trasparenza e partecipazione, di emanare una legge che prevede la partecipazione dei cittadini alle scelte più importanti, perché anche la partecipazione dei cittadini è uno degli strumenti che riduce la corruzione. Perché? Perché l'amministrazione coinvolge maggiormente i cittadini. Le scelte che fanno sono più dirette ai bisogni della collettività. La Regione Marche ce l'ha accolta, come esiste in altre regioni. La Regione Emilia Romagna, la Regione Umbria e la Regione Toscana ce l'hanno già da anni. Poi abbiamo chiesto una legge, come esiste in alcune regioni, tipo il Veneto, per promuovere la cittadinanza attiva responsabile, quello che diceva lei, per promuovere tutte le associazioni sul territorio che si occupano di lotta alla criminalità organizzata, come Libera, come potremmo essere noi, e ce l'hanno accolta. Però abbiamo constatato, purtroppo, che nella bozza del nuovo piano anticorruzione non ce ne parla più. Noi abbiamo scritto alla Regione che vogliamo queste leggi, perché sono leggi per l'interesse di tutti. E abbiamo adesso un capitolo aperto con la nostra regione per monitorare, adesso dovranno aggiornare il piano anticorruzione, la procedura è già iniziata, si è chiusa la fase di consultazione, entro il 31 gennaio lo devono pubblicare. Speriamo che questi 3 argomenti, che erano in un piano anticorruzione di un ente regione Marche, e il piano anticorruzione non è una partita che si gioca a bar, una promessa tra amici, è un documento che deve prevedere attività reali, concrete. Noi ci auguriamo che sia stata una svista e di ritrovarci nel piano di corruzione della Giunta e dell'Assemblea legislativa 2017-2019. Se non ci fosse, io vi invito a riflettere. Se ritenete che questo può essere un danno per tutta la collettività, ognuno faccia come crede. Grazie. Fare alcune riflessioni critiche sulla base di quello che era scaturito dagli interventi. Dicevo alcune riflessioni concernenti, diciamo, la partecipazione, i costi e l'efficacia, diciamo, perché dobbiamo anche un pochino, diciamo, parlarci chiaro su questa materia. Cioè, per quanto riguarda
Io avevo parlato nel mio intervento del fatto che queste giornate della trasparenza sono obbligatorie, no, per legge, e riguardano tutte le pubbliche amministrazioni. Per tutte, la legge non precisa quali, però tutte le pubbliche amministrazioni sono quelle individuate dal decreto legislativo 29 del 93, articolo 1, secondo comma, che riguarda tutte le pubbliche amministrazioni, dal comune più grande al comune più piccolo. Abbiamo 8.000 comuni in Italia. Ma diciamo, abbiamo le province che ancora esistono, abbiamo le regioni, abbiamo una serie immensa di enti, no? Ma noi quante giornate della trasparenza abbiamo visto organizzare? Bravissimo. Noi dobbiamo fare di fide per farle fare. Quindi è una seconda riflessione, no? Lei giustamente, dottor Amici, ci diceva invitate, coinvolgete gli studenti, no? Noi l'abbiamo fatto l'altra volta, oggi io ho detto non hanno partecipato gli studenti probabilmente perché le scuole sono chiuse, no? Per gli eventi sismici e per la neve. Però bisogna anche rilevare che la volta scorsa, il 16 dicembre, questi fenomeni non c'erano, ma qui non si era presentato nessuno studente. Quindi, cioè, o c'è una scarsa sensibilità, diciamo, da parte dei preside, a cui noi avevamo scritto, no? E questo cosa significa allora? Che forse più che, diciamo, far partecipare gli studenti a queste manifestazioni, sarebbe il caso di intervenire presso le scuole, certo, o presso le università, come dice lei. Cioè, perché per diffondere questa cultura della legalità bisogna intervenire, diciamo, nelle scuole, perché più che non è la pubblica amministrazione che deve educare gli studenti, ma è la scuola stessa che deve educare a queste nuove forme, no, di partecipazione, così come per esempio per l'educazione stradale, che è stata inserita come materia, no, scolastica, si potrebbe anche pensare all'inserimento della materia dell'anticorruzione come una materia proprio di educazione civica da diffondere nelle scuole, no? Un'altra, diciamo, considerazione che faccio è quella relativa, perché altrimenti queste manifestazioni rischiano di diventare, come c'è, di diventare sterili, cioè manifestazioni che riguardano i soli addetti ai lavori, cioè ci diciamo cose che in realtà dovremmo già tutti, diciamo, sapere. Comunque, quindi un'altra questione riguarda i costi, no? I costi. La pubblica amministrazione deve organizzare questi giornali, dice la legge, senza maggiori e nuovi oneri per la finanza pubblica. Questo significa che non si possono, diciamo, invitare a queste manifestazioni per esempio dei relatori che avrebbero magari dei costi, oppure non si può invitare neppure, diciamo, una TV a riprendere qui. Il dottor Amici ci aveva proposto magari di chiamare TVRS, aveva un costo piccolissimo che poi avrebbe diffuso, no, l'iniziativa sulle reti locali, costava 300 euro, era una cifra piccolissima, ma noi avremmo dovuto adottare una determina di impegno, e veniva la Corte dei Conti, che più volte è stata citata, diceva perché avete sostenuto questa spesa? Però quindi io non sapevo che c'era un costo, e quando mi hanno detto, sì, io pensavo fosse un costo, ho capito che volevano essere pagati. No, noi avremmo voluto invitarla, ecco, però c'era questo piccolo problema. Come diceva lei, però, ecco, se noi poi andiamo ad analizzare bene la questione, noi vediamo che oggi ci sono qui una ventina di persone che oggettivamente non sono state distratte, distolte per un tema importantissimo, ovviamente, però sono state distratte da quelle che loro hanno le loro funzioni lavorative ordinarie, e quindi non hanno potuto dare una risposta anche ai cittadini in una situazione di particolare disagio come quella del sisma o della neve, che oggi magari delle persone erano venute o ci chiamavano perché era chiuso al pubblico, comunque sarebbero potute ugualmente venire, comunque ci chiamavano, non ci hanno trovato al loro posto. Quindi, ecco, sul fatto di organizzare anche queste, diciamo, giornate, io dico, negli altri presidi, siamo, diciamo, oggettivamente in una situazione piuttosto difficile, legata anche a quella grave carenza di organico che prima accennavo nel mio intervento, per cui per noi, ecco, resta un pochino difficoltoso, questo lo dico, diciamo, molto chiaramente. Comunque, ritornando ai costi, dicevo, lei parlava prima comunque di l'Agenzia Regionale Sanitaria, no, che aveva organizzato delle giornate, no, con dei docenti, praticamente, no? E anche lei diceva dei docenti che sicuramente hanno avuto dei costi, anche noi come SPR
ricordo quest'anno, no, Mirko, abbiamo sostenuto un corso lì ad Ancona in cui i consulenti sono stati, diciamo, pagati. Quindi non vorrei che tutto questo sistema in realtà, diciamo, fosse un costo aggiuntivo e anche di notevole portata per l'intera pubblica amministrazione in Italia, perché quanti se ne faranno di questi corsi sull'anticorruzione, quanti docenti? Io mi ricordo che anni fa, per fare un esempio, fu introdotto il controllo di gestione anche negli ERAF, e ricordo questo addirittura, che un ex dipendente di uno IACP del Veneto istituì una società che poi promuoveva, specializzata nel controllo di gestione, promuoveva questi programmi a tutti gli ACP delle varie regioni, e diciamo alla fine questo ci ha avuto un bel giro di affari. Quindi, cioè, ecco, stiamo un pochino, anche questo è un aspetto che va diciamo, approfondito. Oppure in ultima analisi bisogna anche guardare l'efficacia di questa, diciamo, di questa normativa, perché altrimenti qui rischiamo di imbarcarci in un mare di carte che poi non hanno un risultato concreto. Cioè, voglio dire, qui parliamoci chiaro, nel nostro ente, Cardarelli lo sa anche lei, cioè è stato scoperto un ammanco di 100.000 euro, e sta anche sui giornali, quindi non dico nulla, sta anche sui giornali, non dico nulla di nuovo, ma avevamo regolarmente un piano di prevenzione della corruzione che purtroppo per qualche motivo non è risultato efficace, come pure nell'Arsa, lei diceva, è stato indagato, no, il direttore, no, quello addirittura non lo aveva fatto, tra l'altro poi è stato assolto per fare qualche giorno fa, c'è stato il processo, no? Però anche lì, anche se fosse, probabilmente se avessero fatto anche lì il piano di prevenzione della corruzione, probabilmente ci sarebbe stato lo stesso questo processo a carico. Secondo me, ecco, onestamente servono degli urgenti interventi di semplificazione legislativa su questa materia, sia per quanto riguarda la trasparenza sia per quanto riguarda l'anticorruzione, perché con noi qui siamo, diciamo, tutti gli enti si trovano in una grossa difficoltà operativa per la carenza di organico. Qui abbiamo delle persone in tutti gli enti che si dovrebbero occupare, diciamo, per gran parte del loro tempo di questi adempimenti, e vengono sottratti in questa maniera, ripeto, anche se la materia è di fondamentale importanza, come tutti hanno sottolineato, vengono sottratti altre incombenze ordinarie, magari non possono dare risposte ai cittadini su altre questioni di estrema importanza, di carattere, diciamo, magari più concreto. Quindi, ecco, a mio avviso, ripeto, occorre un urgente intervento di semplificazione, non di eliminare ovviamente, ecco, ma di attenuare gli adempimenti a carico degli enti. Grazie. Anzitutto coinvolgere gli studenti, a mio avviso ci sono dei metodi più efficaci di mandare semplici comunicazioni formali. Sì. Io una cosa potrei dire, cioè io credo che non siamo noi che dobbiamo rivolgere gli studenti, ma l'organizzazione che si occupa appunto della trasparenza, in particolare lei, e io adesso io sono solo, io sono solo. Stavo dicendo questo tema che stavo dando dei suggerimenti, fate il possibile per coinvolgere i figli a scuola, siccome l'ufficio scolastico regionale si è impegnato in questo protocollo che è sul sito, andate sul sito della Corte dei Conti, dichiara la legalità, si è impegnato 3-4 anni fa in base ad un protocollo nazionale tra il MIUR e la Corte dei Conti nazionale ad educare i ragazzi nelle scuole. Pretendete queste cose nelle scuole. Un consiglio che diamo alle pubbliche amministrazioni: se volete veramente invitare gli studenti, lo dovete fare in tempo molto anticipo, dovete telefonare direttamente al preside o all'ufficio scolastico o al dirigente scolastico, è la stessa cosa. Dovete telefonare al rettore, come ho fatto io con l'Università di Urbino: caro rettore, noi dobbiamo fare la giornata della trasparenza tra un mese, tra due mesi. Sei interessato a far venire i tuoi cari studenti di giurisprudenza? Sì o no? Noi crediamo che sia opportuno, si lavora prima,
non è che si manda un avviso buttato là e arrivano centinaia di avvisi agli uffici pubblici e neanche lo leggono, oppure arriva l'avviso. Deve dimostrare e fare il possibile per sensibilizzare questi soggetti in modo serio. Si prende il telefono, lo ha fatto il sindaco, l'assessore del Comune di Pesaro, abbiamo un protocollo sulla collaborazione nostra, ha chiamato direttamente il rettore. La dottoressa Capaldo, quando gli abbiamo detto noi vorremmo che chiamaste gli studenti, lei ha preso il telefono e ha parlato con il rettore dell'università Giubino, carissimo rettore, qui il dottor Amici, e lei sei d'accordo, come no? Ci siamo incontrati all'ospedale di Fano dopo una settimana, io sono venuto, mi è stato il caldo della miseria, sono andato, non mi paga nessuno, e abbiamo realizzato il coinvolgimento. Cioè, se la pubblica amministrazione vuole, quando vuole raggiungere obiettivi che gli interessa, ostacolo che si muove. Adesso come scatteranno tutti alle campagne elettorali, alle prossime elezioni, a cercare tutti nelle caselle del posto. Lì c'è un interesse, al voto, alla poltrona, al potere. Qua probabilmente le pubbliche amministrazioni potrebbero fare di più, compresa la regione, che potrebbe fare un patto con l'università, con le scuole, potrebbe stimolare, potrebbe accettare questa nostra richiesta, speriamo che ci sia. Però scusi, diciamo, anche le università non hanno l'obbligo di fare la giornata della trasparenza, anche l'università stessa. Certo, ma noi l'abbiamo scritta con l'università, ce l'hanno. Appunto, gli studenti, cioè quando l'università di Macerata organizza la loro, diciamo, organizzano la loro giornata della trasparenza, è giusto, ma non dovrebbero partecipare gli studenti dell'università. Io però non so se l'università l'hanno ormai organizzato queste giornate. Non dobbiamo lasciare solo a me a scrivere a tutte le mani, dobbiamo darci da fare. Se lei ha posto questo dubbio, se crede che sia importante saperlo, io la invito tutti ad andare a vedere sul sito, a telefonare al rettore, a telefonare al responsabile, per darci da fare. No, dicevo, a parte il passo dell'invito agli studenti, rivolto da noi o dall'università, poi bisogna vedere anche se questo invito viene concretamente accolto dagli studenti. Questo è un altro problema. Appunto, lei sa meglio di me che oggi gli studenti... Se noi pensiamo che il diritto di voto, che è un diritto dovere, no? Siamo scesi al di sotto del 50%, che è il diritto fondamentale, no? E non è che noi facciamo delle giornate per diciamo, illustrare l'importanza del voto alla collettività, andiamo a votare perché è importante. Cioè, figuriamoci, dico, per queste altre materie che hanno una importanza anche, diciamo, un pochino minore rispetto a quella del voto, per esempio, no? Però se gli studenti, noi sappiamo tutti oggi gli studenti che cosa sono coinvolti, nel cellulare, nel tablet, nel computer, internet, cioè, io dico, c'è da diffonderla questa cultura, però teniamo anche presente di quella che è l'oggettiva difficoltà della realtà in cui andiamo ad operare. Io ho l'esperienza di questa mattina, andando a fare una ricerca sul sito, ho visto che gli studenti di Roma, e li invito ad andare a vedere, si sono associati seriamente, hanno preteso dall'università, sono pregata formazione su questi temi. E c'è anche un sito che è corruzione.eu, che li invito ad andare a vedere, hanno fatto un progetto con l'ANAC per formare queste società. Quindi voglio dire, a mio avviso, io ho questo sospetto, le dico con tutti i cuori, che la pubblica amministrazione di questa trasparenza forse la vogliono più negli altri, che non c'è una vera coscienza, un vero impegno di ciascuno di noi per camminare verso questa realizzazione di questi progetti che l'ANA, che la CIVET ci mette a disposizione grazie all'appartenenza anche all'Europa, perché parliamoci chiaro, sappiamo tutte queste leggi, le abbiamo perché l'Europa spinge. C'è una graduatoria tenuta da Transparency International che fa una classifica dei paesi in base alla percezione della corruzione. E l'Europa, a seconda della posizione, l'Italia è al 61esimo, 62esimo posto. Mentre uno dei paesi più industrializzati, c'è un gap tra posizione nella graduatoria dei paesi corrotti e posizione nella graduatoria dove c'è il benessere. L'Italia si distingue perché da una parte è un paese dove c'è un benessere rilevante, ma contemporaneamente è sotto a molti paesi che sono molto più meno civilizzati, anche ricchi economicamente. Quindi questa trasparenza fa sì che l'Europa pretenda dal governo italiano leggi sempre più stringenti, iniziative sempre più reali, e il governo le mette in atto. Tutto questo che fanno le pubbliche amministrazioni non è che lo fanno perché si svegliano la mattina e dice che è bello, voglio essere trasparente, è l'Europa che lo costringe. Tant'è vero che io sospetto che questa scelta del governo è un ritornare indietro,
è un far vedere all'Europa che prima si fa l'accesso civico, si chiede all'associazione di consumatori e si impone alle pubbliche amministrazioni di chiedere il parere all'associazione dei consumatori. Poi, dove le associazioni di consumatori cominciano a funzionare, a dare pareri, a pretendere e danno fastidio, è probabile che le pubbliche amministrazioni hanno fatto pressione tramite lanci, comuni, per dire che le associazioni di consumatori cominciano a dar fastidio perché qui lo facciamo, noi magari in altre regioni lo fanno di più. Allora che hanno fatto? A meno che non sia la Svizzera in buona fede, però hanno eliminato il piano della trasparenza, hanno eliminato l'obbligo dei pareri delle associazioni di consumatori, nessuno ne parla. L'Europa è accontentata apparentemente perché questo passo avanti, ci sono le associazioni di consumatori che fanno il controllo, ma poi andiamo a vedere queste associazioni di consumatori, non siete mai chiesto, cosa fanno? La Regione Marche ha messo a disposizione una procedura, io lo dico anche se le altre associazioni mi guardano male, ha messo a disposizione una procedura sul sito della Regione per dare i pareri alle pubbliche amministrazioni che devono presentare ogni anno i piani della trasparenza e dell'integrità. Quante associazioni di consumatori si sono iscritte? Quanti pareri hanno dato fino adesso? Scopritelo voi. Eppure sono associazioni molto più potenti delle nostre, sono associazioni molto più forti. Purtroppo si dedicano alla tutela del cittadino, contenziosi con le banche, truffe, e fanno benissimo, fanno un lavoro eccellente, però purtroppo la tutela dell'utente dei servizi, perché la legge regionale 34 della Regione Marche ha istituito il CR5, dove io faccio parte, grazie al Presidente che mi ha dato fiducia e mi ha nominato, è per tutelare gli utenti dei servizi e i consumatori. Ma l'utente del servizio va tutelato in questo modo, dando pareri sui piani della trasparenza dell'integrità, pretendendo che le pubbliche amministrazioni osservano l'articolo 2,461 della legge finanziaria, pretendendo che il gestore del servizio le convochi le associazioni quando c'è da determinare gli standard. Noi abbiamo la delibera di gennaio del 2016, dico questo poi vi lascio, dell'ANAC, andate a leggere. Noi abbiamo delle leggi sui servizi sociali, la 328 del 2000, 15 anni fa, pretende l'obbligo per tutti i comuni di emanare una carta della qualità dei servizi sociali. Io sfido ad andare a vedere sui siti dei comuni grossi come Ancona, perché se c'è questa carta, io ho fatto un accesso civico ieri a 6 comuni, voglio che pubblichi sul sito la carta dei servizi sociali, anzi vi invito voi a farlo, andate sui siti dei comuni, Macerata, Camerino, dappertutto, vedete se c'è in amministrazione trasparente, qualità dei servizi, carta dei servizi. Se non trovate, prima leggetemi questa letterina dell'ANAC di gennaio, la trovate sul sito. Addirittura devono avere anche le cooperative che gestiscono i servizi. Attenzione, questa norma prevede l'obbligo, quando l'amministrazione dà il gestore dei servizi alle cooperative sociali, eccetera, di porre nel contratto di gestione questo rispetto di queste norme sugli standard di qualità dei servizi. Quindi c'è una carenza spaventosa, nessuno conosce queste norme, nessuno reagisce e quindi c'è bisogno di fare dei laboratori di cittadinanza attiva, cominciamo, vediamoci, facciamo formazioni, perché basta che si iscriva un comune come ho fatto io ieri, o stamattina neanche mi ricordo, accesso civico, voglio che sul sito la carta dei servizi sociali, cioè i servizi che i comuni devono garantire ai poveri, ai disabili, questa legge è per loro. Dove stanno queste carte dei servizi? Non ci sono. Perché? Perché le pubbliche amministrazioni locali, probabilmente con l'autonomia della Costituzione, anche se sono sempre disinteressati delle leggi statali, tanto sono leggi che non si applicano, tanto troviamo un modo per eluderle, tanto il cittadino non si accorge, non contesta e andiamo avanti. Grazie. Prego. Allora, io sono Carlo Cannarelli dell'Unione Inquilini. Intanto vi ringrazio perché comunque avete fatto questa giornata della trasparenza, però così come è chiaro che serve a poco se non c'è la partecipazione, allora volevo chiedere io delle attività di Biocassa, non ho sentito parlare, quindi magari era il momento in cui per sapere dei suoi numeri quanti interventi fa l'ERAP di manutenzione negli alloggi. Quanti interventi fa sugli interventi delle caldaie, quanti cittadini morosi stanno nelle case, quanti di questi non pagano? Ecco, queste cifre magari se,
Io mi ricordo all'inizio quando era presidente Giacchetti, era il 2000, c'era la carta qualità dei servizi, c'era una commissione paritetica, gli ACP o SS. È stata un paio di volte convocata, poi io non ho mai più sentito niente. Quindi io avrei piacere che ci riconvocate per dirci questi numeri, perché siccome noi lavoriamo sulla insoddisfazione di queste persone e questi tutti si lamentano perché o non ricevono conti da pagare, che magari dicono non mi spettano, lei lo sa meglio di me, oppure sono effettivamente morosi perché hanno reddito ISEE zero, perché sono in difficoltà. Ecco, queste sono cifre che a noi operatori del settore ci farebbe piacere sapere. Quindi ecco, vi invito a riconvocare queste commissioni in modo tale che questi dati ci siano più utili. Grazie. Allora, per fare questo, per dare una risposta, io posso portare la mia esperienza. La mia esperienza è questa. Noi abbiamo iniziato a fare richieste sotto forma di accessi civili alla pubblica amministrazione. Qualcuno ha aderito, qualcuno ancora no. Tipo il comune di Pesaro. Il comune di Pesaro, il cui sindaco è il braccio destro di Renzi, non ha, e questa è una sorpresa per me, lo è stato quando ho indagato, perché basta semplice, voi cittadini, basta che telefonate al comune, dovete essere più coraggiosi, non dovete avere paura della pubblica amministrazione. Dietro quella risposta al telefono, che può essere il segretario generale, può essere chiunque sia, non dovete avere paura, dovete chiedere, voi avete mai organizzato una giornata della trasparenza? Sì, alcuni comuni no, tipo il comune di Pesaro. Ma io ho di più, le dico di più. No, essendo una competenza sua, quindi, no? Ma io sono solo la competenza di tutti, dobbiamo tutti pretendere, cioè ognuno di noi è un cittadino, è un cittadino con queste leggi, è lui il ruolo più importante, ci hanno regalato delle leggi che sono preziose, oro per i cittadini, è lui il cuore di tutti. In tutti i sensi, come vediamo prima in questo foglio. Quindi quello che vi dico questo, l'ANAG ha raccomandato a tutti gli enti territoriali, con la delibera numero 12 del 28 ottobre 2015, siccome il politico non si è sempre mai interessato a queste leggi. Io non ho fatto le indagini numeriche, le posso dire quando c'è un io posso dare un numero della provincia di Ancona, posso dare una percentuale, a mio avviso potrebbe essere sul 60%, grazie alle nostre inchieste. Il signore Terazzini è della provincia nostra e noi abbiamo mandato la diffida, ha detto che la faranno, un pochettino da aspettare. E le scuole, quante scuole hanno revisore? Le scuole, io ero revisore dei conti, ho posto il problema alle scuole come revisore di questa domanda, perché le scuole non c'era chiarezza fino a 6 mesi fa. Io ho chiesto, ho detto al mio dirigente scolastico di 3 scuole, di Osimo e di Ravenna, di fare un quesito all'ANAC. Queste scuole sono tenute o no a nominare il responsabile della commissione a fare la domanda? E finalmente l'ANAC ha risposto a questo quesito facendo una consultazione, ha detto che anche loro sono obbligati a fare il piano della commissione, a nominare il responsabile della trasparenza e rispettare le norme. Abbiamo degli enti che ancora non hanno provveduto, l'Agenzia Sanitaria Regionale non ha mai fatto una giornata della trasparenza. Il comune di Pesaro, ripeto, comune capoluogo di provincia, non ha mai aderito, adesso sembra che lo faccia a febbraio-marzo. Ma c'è di più, l'ANAC è stata istituita per dare direttive alle pubbliche amministrazioni. Con la delibera numero 12 del 28 ottobre 2015 ha raccomandato agli enti territoriali di far emanare, per prevedere un doppio passaggio del piano, di far emanare dai consigli provinciali, comunali e regionali un documento di carattere generale sul piano anticorruzione.
Noi abbiamo scritto a tutti i comuni delle Marche, coinvolgete il consiglio provinciale o comunale, perché è fondamentale, perché il consigliere comunale non ne sa nulla di queste norme, un po'. Sapete quanti comuni hanno aderito a questa richiesta? Uno, da quello che sono io, Falconaro, perché io ci vivo e la responsabile è una persona seria. Ancora non ha voluto. Abbiamo l'ANAC che dà raccomandazioni. Poi queste raccomandazioni, parola al vento, l'ANAC raccomanda in questa delibera agli enti territoriali di fare emanare dal Consiglio Comunale un documento di carattere generale sul piano anticorruzione. Questa delibera, che era poi il piano nazionale anticorruzione 2015, è ancora in vigore. Hanno fatto un piano nuovo, ma si aggiunge a quello vecchio. Quindi datemi da fare ai vostri comuni. Dice, è vero che prima leggete questa delibera, poi telefonate al Presidente del Consiglio o al responsabile della corruzione. Voi, siccome l'ANAC raccomanda, qui lo leggo io perché qui sotto, per gli enti territoriali di coinvolgere il Consiglio Comunale, voi l'avete letta questa delibera? E se l'avete letta, l'avete fatto? E se non l'avete fatto, volete farlo? Perché se no, che sta a fare l'ANAC? Se l'ANAC l'abbiamo chiamata a dare direttiva, è giusto o no questa riflessione? Cioè bisogna che cerchiamo di ognuno di fare uno sforzo, perché se abbiamo nominato l'ANAC, poi l'ANAC raccomanda di fare delle cose a tutti i comuni, e questo vuole fare, nessuno se ne accorge, nessuno segnala, nessuno contesta, e questo vuol dire che è un fallimento. Scusate. Noi abbiamo, questo qui poi mi lascio, noi ci hanno segnato la regione un progetto per realizzare sulla trasparenza, che lo devo formalizzare tra qualche giorno, e dovremo fare formazione anche sui territori, sulle 5 province, un progetto a breve, fare un convegno su queste cose. Quindi avremo bisogno poi di informare chi vuol venire, eccetera. Quindi se ci lasciate, magari se siete interessati, un riferimento o di un'email, io vi manderò appena sarà pronto questa comunicazione, per poi dovremo fare un questionario per capire appunto chi conosce queste leggi, chi non le conosce, in che modo. Quindi se volete collaborare ci fa piacere, anche perché dovremmo raggiungere un quorum di soggetti che partecipano a questo questionario. Quindi se tramite voi magari avete partecipanti sì, voi o anche i vostri amici, conoscenti, cioè noi dovremmo fare un questionario su tutta la regione, che lo devo preparare a breve, da mandare alle persone, alle famiglie, per, con alcune domande: conosci i diritti di trasparenza, conosci l'accesso civico, sei mai entrato sul sito di un comune, eccetera, e alcune domande. E quindi questi questionari io li preparo, però dopo ci vogliono delle persone che disponibili a compilarli. Se voi volete collaborare, io vi manderò l'avvocato Trapè, ve li distribuisse, e poi voi ai vostri amici, così cerchiamo di rendere efficace. Poi dopo ci sarà un momento di formazione sulle 5 province, in cui io verrò e farò quello che ho fatto adesso, cioè domandone che non finisco più, però farò la illustrazione di queste norme, di questi che sono questi concetti. Anche lì, se volete venire, a voi fa piacere, perché la facciamo apposta per coinvolgere. Dai Fabio, taglia. Grazie. Posso solo un'osservazione? In riferimento alle considerazioni che ha fatto quasi in chiusura il nostro direttore, volevo dire una cosa che secondo me ha toccato alcuni aspetti importanti. Innanzitutto il discorso, ad esempio, dei relatori: non necessariamente attingere a fonti esterne, no, è garanzia di qualità. E voglio dire, anche l'organizzazione odierna, per quanto riguarda noi come fruitori, da un lato, insomma, dipendenti e cittadini in questa duplice veste, credo che possa essere giudicato molto positivamente. Quindi le risorse interne, secondo me, l'ente ce l'ha, e questo strumento e gli strumenti che ha a disposizione sono molto importanti anche ai fini della formazione del proprio personale. Quindi ben vengano queste iniziative. Poi giustamente il direttore diceva, sarebbe importante eventualmente non avere questa interlocuzione con la scuola, fondamentale, è vero, però ha aggiunto anche un'altra cosa, e forse quello è l'anello di congiunzione. I ragazzi oggi utilizzano tablet, utilizzano strumenti cellulari e quant'altro, probabilmente non è necessaria la presenza di QRS o di altri strumenti, proprio nell'ottica del contenimento dei costi, è chiaro, no? Di non andare ad aggravare ulteriormente le finanze. Però utilizziamo questi strumenti, lo streaming o altre iniziative di questo genere, proprio in sinergia con la scuola.
è possibile pure, voglio dire, anche il nostro direttore possa farsi promotore di un'iniziativa di questo genere, che possa coinvolgere anche su vasta scala, quindi non solo le nostre università, ma anche qualcosa, forse anche un progetto più ambizioso. Ribadisco, non è necessario che gli studenti si spostino o che il personale dell'ente si sposti. Quindi gli strumenti informatici che noi abbiamo a disposizione sono fondamentali e in questo senso credo che il nostro responsabile, il presidio, l'avvocato Drapè, abbia da sempre manifestato una sensibilità particolare sotto questo aspetto. Quindi utilizzare questa cosa, magari perché no, perché il nostro direttore possa farsi promotore di questo, potrebbe essere magari un buon segnale, un buon segnale. Se gli studenti hanno dei crediti formativi, chiaramente sono incentivati a venire. Certo. Se gli utenti, gli inquilini delle casse popolari della provincia Macerata hanno un incentivo a venire per dire chi viene. La riduzione magari... del canone. del 0,5%. Questa ce l'hai così la sai. Al massimo gli interessi. Se volete trovare un incentivo, io la sera la riempite. Ma anche il palazzetto riempiamo. Non basta, lo stadio è il pianeta.